Eccoci qua, io do del tu, ciao a tutti, sono già stato presentato, quindi comunque non ho moltissimo da dire su di me. Comunque sì, io sono uno statistico, nasco proprio di formazione come uno statistico, quindi da quando mi sono laureato, cioè, mi sono laureato in statistica e per fortuna sto facendo nella mia vita quello per cui ho studiato. Quindi la mia vita attuale lavorativa è proprio quello di dare i numeri, come dico io spesso, cioè fare lo statistico, proprio elaborare dati e cercare di fare informazioni da questi dati. Dopo un tot di anni in cui non ho usato R, anche perché R non esisteva, dopo lo vedremo. Ho cominciato negli ultimi 15 anni abbondanti, insieme alla società di cui sono stato socio, ho cominciato a lavorare con R, che è appunto il software di cui parleremo oggi. Vi passo subito alla presentazione, vediamo un po', andrò un po' a braccio anche perché, tra l'altro, non so se vedrò il coso, anzi, scusatemi, faccio una cosa io veloce e dopo mi metto anche io il mio timer, che così. Beh, so che ci sono. Ecco, allora, quindi oggi cercheremo di parlare quindi di R, cioè di introdurre R, che altro non è che un linguaggio di programmazione che è stato creato da statistici per statistici proprio per fare l'analisi proprio dei dati. Quindi è stato concepito da statistici. Questo ha i suoi pro e i suoi contro, nel senso che, come mi piace dire, a noi statistici piace un po' il caos, a noi statistici. Non, sì, siamo abituati a dare nomi diversi a cose uguali, nomi uguali a cose diverse, è una delle ragioni per cui la statistica spesso risulta ostica. Però al di là di quello, e anche R un po' ha questa brutta abitudine, diciamo, nel suo, cioè ha delle caratteristiche per cui si vede che non è nato da informatici. Però comunque è un linguaggio di programmazione molto efficiente per l'analisi dei dati, per la rappresentazione grafica, eccetera, eccetera. In ogni caso, cosa vedremo oggi? Vedremo un po' di storia su R, un po' di caratteristiche di R stesso, vediamo un po' come interagire con R usando RStudio, ma vedremo proprio che è sostanzialmente l'IDE preferenziale, ormai è diventato lo standard di fatto per l'analisi con R. Vedremo quindi un po' di codice R proprio al volo e dopo un po' di esempi di grafica e analisi dei dati. Allora, rapidamente proprio la storia di R. Allora, R è un'implementazione di un linguaggio di programmazione che è nato nel 76 da John Chambers, è stato il creatore nei Bell Labs, e sostanzialmente è un'implementazione free di questo software, di questo linguaggio di programmazione. Diciamo che R, per come adesso, gira ancora quasi, cioè può far girare quasi senza problemi codice S ancora del 1976. Quindi è molto legato a questa struttura ed è stato pensato proprio per l'analisi dei dati in quanto tale. Nell'81 sono stati resi disponibili i codici sorgenti di questo S, nell'88 S si è diffuso, diciamo che è meglio, sono state applicate molte modifiche alla sua sintassi, producendo il New S Language, il quale ora appunto è la versione molto simile a quello che la versione moderna di S, che in qualche modo esiste ancora, è di Tibco, inizialmente era della Insightful S Plus, adesso è diventato di Tibco, ed è quello che diciamo è l'implementazione da cui R ha preso spunto. R appunto è stato creato da Ross Ikaha e da Robert Gentleman all'Università di Oakland ed è stato sviluppato ed è sviluppato dall'R Development Core Team. Prende nome dai due autori e in parte anche dal gioco col nome S, RS, tutte queste cose qua. Comunque va bene, queste sono qui che le amenità. Comunque è stato concepito nel 1992, la sua beta iniziale è stata nel 95, stabile, scusate, rilasciata nel 95, la sua prima beta stabile a febbraio del 2000. Io 4 anni prima, nel 29 febbraio del 92, esattamente 4 anni prima, consegnavo la mia tesi di laurea. Per cui io non esisteva ancora per me R quando mi sono laureato in qualche modo. Perché non se ne sapeva ancora nulla, poi anche internet era qualcosa che era decisamente poco noto. Allora, cos'è R quindi?
R è un ambiente di programmazione per il calcolo statistico e per fare grafica e l'analisi in generale dei dati. Quando noi vogliamo aprire R, adesso provo un attimo a mostrarvi un esempio, vediamo se R si vede sullo schermo. Lo apriamo da qua perché se no non riesco ad aprirlo, facciamo così, scusatemi. Là. Eccolo qua. Adesso condivido un attimo lo schermo su questa cosa qua, stop sharing, ok, torniamo qua e andiamo a condividere un'altra finestra, eccolo qua, questo. Lo vedete anche uno screenshot sulla presentazione che avevo mostrato. Comunque questo è un classico aspetto di R quando lo si apre nella sua versione più diciamo brutta e poco invitante. Vedete che è proprio una finestrella con all'interno una cosiddetta R console, che altro non è che il modo con cui noi andiamo a dare comandi al nostro R, che è il nostro interprete, che è il motore interprete del linguaggio stesso. Quindi R è veramente una cosa molto essenziale, così da praticamente da quando è stato creato per Windows. Per Linux è ancora più essenziale, perché è proprio nella shell di Linux, cioè è proprio una riga di comandi nella shell di Linux. Quindi R è sicuramente un linguaggio, uno strumento che di suo non si presenta bene. In ogni caso, appunto, R, adesso torniamo a condividere la nostra presentazione, application window, perché non me la mostra più? La vedete la presentazione? No. Ok, non riesco, eccolo qua, adesso vediamo, ok, adesso ci siamo, adesso penso. Sì. Ok, perfetto. Quindi, R abbiamo detto che è questo, si vede qua in alto a destra appunto un esempio della finestrella di R, è un software open source gratuito, anche se essendo gratuito open source ne sono comunque, ne esistono diverse edizioni proprietarie, proprio quindi commerciali, che quindi offrono anche strumenti in qualche modo da un punto di vista di supporto, eccetera, eccetera, per esempio della Microsoft, c'è cioè un R++ che è francese, la Tibco ha il suo R, che poi appunto è un'evoluzione dell'S, e c'è tutta una serie di varie edizioni, ci sono anche R scritto in Java, per dire, o tutto in C++, o cose di questo tipo, cioè quindi sviluppato in Java. Comunque, quindi è molto diffuso ed è molto anche sostenuto sia una comunità internazionale che nasce poi da sostanzialmente quasi tutte le facoltà di statistica a livello mondiale e dopo da tutti gli sviluppatori indipendenti che ci aggiungono dei pacchetti. Ed è per questo a livello statistico ha preso piede ed è cresciuto moltissimo, perché proprio le università l'hanno reso, il loro solo università e le facoltà di statistica l'hanno reso il software con cui tutti i nuovi, le nuove funzionalità, tutte le nuove idee, le nuove tecniche statistiche che sono state ideate, sono state appunto sviluppate, credo al 99% in R, perché ormai è diventato lo strumento di riferimento per tutti. Ed essendo sviluppati in R, dopo i pacchetti aggiuntivi, che attualmente se ne contano circa 15.000, solo su CRAN, che è uno dei repository dei pacchetti, tutti i pacchetti aggiuntivi nuovi che vengono creati dopo vengono messi a disposizione gratuitamente per tutti. R nasce per eseguire operazioni su vettori e matrici, cioè per R uno scalare, per chi lavora con un po' di matrici e vettori, uno scalare altro non è che un vettore di lunghezza 1, in sostanza, quindi non è un qualcosa, cioè lui nasce per lavorare con vettori. Ha uno sviluppo, permette uno sviluppo rapido di nuovi strumenti analitici e dopo appunto sono distribuiti come package e si trovano in internet facilmente, e anzi c'è un comando che permette di importarli senza grossi problemi. Poi supporta molti tipi di programmazione, dalla classica non oggetti ad oggetti in diverse tipologie e funzionali, quindi è molto flessibile nella sua implementazione. L'unica cosa è che appunto ha una sintassi che non è sempre così chiara o ben definita come dovrebbe essere una sintassi di un linguaggio di programmazione. Dicevamo prima dei package, allora ci sono più di 15.000 pacchetti
su CRAN. Questo CRAN è il repository principale di R, sostanzialmente dove si trovano sia i sorgenti, sia gli eseguibili, sia i pacchetti. Il CRAN è quello che vedete nella schermata qua in alto a destra, che è cran.r-project.org, il suo indirizzo. E appunto sono tutti pacchetti open source e sono stati sviluppati dall'università, dalle persone, dai ricercatori più delle volte, ma ci sono anche molti pacchetti ormai che sono sviluppati da un punto di vista commerciale. Per esempio, RStudio.com, che è la società che sviluppa RStudio, che è l'IDE principale per R, cioè quello strumento che ci permette di evitare di usare quell'interfaccia bruttissima di R, ma un qualcosa di più semplice e più comodo. Gli sviluppatori di questo RStudio sviluppano diversi pacchetti molto efficienti e che riescono a ottenere dei risultati molto utili, cioè delle attività molto utili per sviluppare, diciamo, molte tipologie di affrontare molte tipologie di problemi, analisi dei dati, grafica, condivisione, sviluppo su web e cose di questo tipo. Ci sono molti siti che danno informazioni, quelli li trovate qua sotto, che sono quelli che trovate qua in basso. Il sito principale di R è www.rproject.org, che se vedete è il sito di primo, di secondo livello rispetto a quel CRAN che abbiamo visto da dove si scaricano proprio gli eseguibili e i pacchetti. Tutti gli altri siti si trova un sacco di informazioni, sia su www.rproject.org, sia in tutti gli altri siti si trova un sacco di informazioni, documentazione, libri, tutto gratuito assolutamente. Dopo ci sono anche libri a pagamento, ma c'è tantissimo materiale gratuito. Eccolo qua. Poi abbiamo parlato di RStudio. Quello che vedete qua su questa schermatina è RStudio, che è l'IDE principale. Dopo vedremo di far funzionare qualche riga di codice. È l'IDE principale, quello più usato ormai da un punto di vista universale, cioè a livello mondiale, per sviluppare in R. Dopo ci sono anche altri pacchetti, altri strumenti, però non sono così sviluppati. RStudio è un'IDE che viene offerto sia in forma gratuita, sia in una forma professionale a pagamento, sia all'interfaccia web, sia all'interfaccia, diciamo, su desktop classico. In entrambi, sia per web sia per desktop classico, ne esiste una versione appunto più che open source free, che permette di essere usato, quindi di utilizzo in maniera piuttosto, sì, senza nessun costo di alcun genere. Ok, la società che produce RStudio, che sviluppa RStudio, spinge moltissimo su R e per ovvie ragioni, e ha sviluppato molte funzionalità avanzate, appunto, che possono essere Shiny per sviluppare applicativi su web, tutto scritto in R. Sparkly R per connettersi a sistemi Spark. Ho scritto Sparkly R, scusate, Sparkly R, dplyr per fare elaborazione di dati in stile database, ggplot2 per fare grafica, testnet per fare test di pacchetti, rmarkdown per generare reportistica in formato web, Word, PDF a seconda in maniera molto flessibile, Roxygen. Fa molti pacchetti perché aiutano proprio in uno sviluppo anche professionale di software fatto con R. Ok, vediamo quindi, ok, un attimino R, vediamo di fare una rapida carrellata di come si presenta R, così lo vediamo rapidamente. Allora, quindi stoppo questa condivisione. E andiamo ad aprirne un'altra, la application window, non vedo, vediamo se riesco a, non riesco a vedere, va bene, condividiamo il desktop, vediamo se per caso riusciamo a, eccolo qua, share, ok, allora, eccolo qua. Questo dicevamo che è RStudio, è quell'IDE che vi dicevo. Se riuscite a vedere, ingrandisco un po' tutto quanto per avere una visione un po' più zoom in. Vediamo, zoom in, eccolo qua. Allora,
RStudio è diviso tipicamente in quattro insiemi di schede, che sono quello in alto, ci sono qua tutti i codici sorgenti, quello in basso è proprio R, cioè quello è sostanzialmente quell'interprete del codice R che abbiamo visto prima, solo che si prende in input quello che noi abbiamo qua, e a destra abbiamo una serie di funzionalità, di strumenti utili per l'utilizzo di R, ma adesso non vediamo nel dettaglio. Vedete, qua abbiamo un demo code, che è il codice che ho costruito per questo esempio. Questi install packages sono proprio comandi per andare a installare, cioè per andare a prendere da internet pacchetti nuovi. Quindi se io ho bisogno di un pacchetto con R, mi basta fare questo comando install packages, nome del pacchetto, dopo il dependencies true è un'opzione, e lui automaticamente si va a prendere in internet quello che serve, non dobbiamo fare altro. Dopo, per usarlo, basta dire usami la libreria, per esempio, dplyr che c'è scritta qua, oppure tutta un'altra serie di librerie. In questo caso io seleziono queste righe di codice, faccio run, queste righe di codice vanno a finire sotto, cioè vengono proprio spedite all'interprete R che c'è sotto, il quale le esegue una alla volta, e mano a mano che le esegue, appunto, in questo caso carica tutta una serie di funzioni, di libretti, scusate, di pacchetti che ci permettono di fare attività di vario tipo. Adesso spero che, ok, dovrebbe aver quasi finito. Perfetto. Qua ho messo insieme tutta una serie di pacchetti di vario genere. Come funziona poi R? Semplicemente è quando io seleziono una riga, per esempio come in questo caso faccio clic su run, io spedisco, vedete, seleziono la riga 2 più 3, spedisco a R 2 più 3 e lui mi risponde 5. Vedete questo 1 qua di fianco significa che lui mi ritorna un vettore di una sola dimensione che contiene 5, che è il risultato della nostra operazione. Così come questo è il logaritmo di 12, lui mi ritorna correttamente il nostro numero del logaritmo di 12. R al suo interno per tutte le funzionalità un help, per cui col punto di domanda, nome del comando, vedete che viene mandato qua sotto. Mi dice ok, qua vedete mi compare a destra sulla scheda help, mi mostra tutte le informazioni sulla funzione help e le varie tipologie, i dettagli sul suo funzionamento, quali sono i parametri che gli sono passati e i valori che dopo ritorna, che genere di valori ritorna e le varie tipologie di funzionalità e eventualmente anche riferimenti bibliografici con esempi. Come dicevo prima, appunto, R genera anche lavora con vettori, in questo caso genera un vettore di valori che vanno da 1 intero fino a 10 intero, 1, 2, 3, 4, 5, la L dopo significa che è un valore long intero. E dopo genera 10 valori da distribuzione casuali, da distribuzione gaussiana. Facendo così, vedete, ho generato queste quantità qua. Se io voglio vedere questo doubles e integers, che sono due oggetti che contengono, se io scrivo qua integers, e dopo seleziono la riga e faccio clic su run, qua sotto mi mostra proprio il contenuto di questo, che sono proprio i valori contenuti in integers. E la stessa cosa per doubles. Tra l'altro, vedete, eccolo qua, RStudio, in questo caso RStudio offre anche completamente automatico quelle cose là. Questo doubles è il risultato di questa operazione. R, come vedete, ha come simbolo di assegnazione uguale o la freccetta, per lui è la stessa cosa, sono simboli di assegnazione. E quindi questo doubles è un vettore di 10 elementi generati a caso da una distribuzione casuale di media 0 e deviazione standard 1, in questo caso va bene. Comunque, possiamo anche generare matrici bidimensionali, matrici multidimensionali, cioè array. E possiamo fare tutti i calcoli. I calcoli vengono, proprio perché R nasce per il calcolo come vettori, i calcoli vengono sviluppati proprio se io faccio 3 per integers, lui moltiplica per 3 tutti i valori del mio vettore integers. Così come seno di doubles mi calcola il seno di tutti i 10 valori che sono contenuti nel mio vettore doubles. Se devo fare moltiplicazione tra vettori, anche qua moltiplico ciascun elemento di integers per il corrispettivo elemento di doubles, quindi il primo col primo, il secondo col secondo e via avanti così. R al quadrato mi fa il quadrato di questo oggetto R che abbiamo creato prima, che è un array multidimensionale 2, 3, 4, cioè 2 per 3 per 4 dimensioni.
Anche qua il calcolo matriciale è molto semplice, questa è un'operazione matriciale in cui io mi calcolo mtx è una matrice, questa, che è fatta di 4 righe e 5 colonne. Io qua faccio x trasposto x per x trasposto e mi genera appunto una matrice 4x4, che è proprio questo operatore qua, serve per fare il calcolo del prodotto matriciale. Altra cosa caratteristica di R sono i data frame, che sono la base, scusate, sono la base dell'analisi dei dati con R. I data frame sono sostanzialmente, perché non me lo fa, cosa è successo che non me lo fa? Togliamo questo, è giusto perché non ci sono, non c'è questo e non c'è questo neanche. Ok. I data frame sono sostanzialmente come delle tabelle di database, in cui noi abbiamo che le colonne sono righe per colonne, ogni colonna ha il suo tipo di dato, ogni riga rappresenta un oggetto misurato, e quindi noi abbiamo i data frame, che sono lo strumento base per dopo fare le elaborazioni statistiche. Scusatemi solo un secondo, mi sono accorto che, beh, vediamo quanto tempo ho, ma forse ce la facciamo. Allora, per dare un esempio su come si fa, per esempio, un modello con R, vediamo qua che io provo a usare dei dati che sono proprio i dati di Titanic, quindi le Titanic, e vado a, dico, usami i dati del Titanic e generami un modello in cui vado a prevedere lo stato, cioè sopravvissuto o no, del mio passeggero in funzione della classe di viaggio, del sesso, dell'età, dell'eventuale interazione tra classe d'età. Tra età e sesso, tra classe di viaggio e età, eccetera, eccetera. Vedete, questo è proprio, costruisco un modello e lo stabilisco, lo costruisco proprio mettendo insieme una formula che mi definisce come. Adesso, se vogliamo andare a vedere quali sono le caratteristiche, vedete, i dati che abbiamo sono la classe di viaggio, il sesso del passeggero, l'età e lo stato. Facendo un'operazione di questo tipo, io dico, generami un modello che mi va a prevedere qual è la classe, lo status, cioè se la persona è sopravvissuta oppure no, in funzione di quelle che sono tutte le variabili che abbiamo all'interno. Vedete, è molto essenziale, vedete, molto, molto diretto, generare, qua abbiamo tutte le stime dei parametri che ci vanno a generare quel modello, cioè questo sarebbe il valore che sta all'intercetta, questo è il valore che ci va a impattare sulla classe, eccetera, eccetera. Ultimissima cosa, so che sono praticamente alla fine, sono già in ritardo. Se vogliamo ottenere una previsione, l'oggetto mod è il modello generato dal nostro R, io dico prevedimi su nuovi dati questo, come potrebbe andare per nuove persone con caratteristiche ciascuna di loro, usando il modello che abbiamo stimato appena adesso, prevedimi qual è la risposta. Allora lui mi dà per ciascuna delle singole persone la previsione e la probabilità che questa sopravviva oppure no. E questi che vedete qua sotto sono proprio queste probabilità, che per alcuni possono essere alte, per altri sono piuttosto basse, a seconda di quelle che sono le loro caratteristiche. L'ultimissima cosa, giusto per vedere, non abbiamo visto ma voglio mostrarvi, questa è la rappresentazione grafica con, eccolo qua. Vediamo se ce lo fa. Picking John Bandit, forse ho. Vediamo perché non ce lo fa. Non so perché non mi fa la grafica in questo caso. Molto bene. Va bene, volevo mostrarvi un esempio di grafica. Possiamo farlo con questo, che è una grafica almeno tridimensionale. Vediamo se questa mi funziona. Ok, eccola qua. R appunto supporta sia grafica bidimensionale sia tridimensionale. In questo caso è una rappresentazione, uno scatterplot 3D che ci permette di interagire proprio con i punti, andare a immergerci nei punti perché è una struttura vettoriale e quindi andare a vedere quali sono le caratteristiche. Non so perché il grafico di prima non ha funzionato, probabilmente c'è qua. Ah no, eccolo qua, c'era, eccolo qua. Questo è il risultato del grafico precedente.
Vedete che con poche righe di codice si riescono a creare dei grafici anche esteticamente molto carini. Questa è una delle librerie ggplot, quella che vi dicevo prima, sviluppata da RStudio, che è molto potente perché permette di fare della grafica molto bella con una sintassi piuttosto semplice. Basta, io direi, vediamo se ho qualcos'altro da dire sulla presentazione. Direi di no. A parte qua, se vorrete avere altre informazioni su R, questi sono i miei dati. Direi che possa bastare. Credo di essere riuscito a stare dentro ai tempi. Sì, abbiamo sforato leggermente, ma Ah, comunque sì? siamo all'interno dello slot. Per cui, intanto grazie, poi volevo chiedere se qualcuno ha delle domande, come al solito le può fare qui nella chat interna, oppure nel nostro gruppo Telegram, oppure togliendo il mute e intervenendo direttamente in conferenza. Se no, una domanda io. Ho visto il dataset del Titanic e l'ho visto anche in altre occasioni, quindi volevo chiederti se per caso è un dataset standard che si usa come un po' riferimento. Sì, si trova spessissimo ovunque, diciamo che è uno di quelli molto usati, quello più quello degli Iris, non so se l'hai sentito parlare. Comunque, il primo esempio di analisi discriminante, cioè sostanzialmente di previsione per dati qualitativi, è un dataset di Fisher ed sono i due grossi, forse più noti dataset che vengono usati. Quello di Titanic si trova in diverse versioni in giro, in R è incluso proprio all'interno di R tra i dati di esempio, e anche quelle degli Iris, che appunto sono dati su lunghezza, larghezza di petali e sepali di tre specie di iris diverse. Sono dati standard che si trovano abbastanza facilmente e sono comunque dati veri, cioè quello di Titanic sono proprio dati veri. Bene, allora aspetta che vedo. Ecco, è arrivata una domanda di Max che dice: qual è la differenza tra R e le librerie di Python come scikit-learn? Scikit-learn, sì. Allora, diciamo che c'è questa diatriba tra Pythonisti e Rististi. Allora, io sono neutro, diciamo che a me piace R perché ci lavoro da tantissimo tempo e ho imparato a usarlo per lo sviluppo, ad esempio, col codice, cioè sviluppando in modalità funzionale si riesce a tenere del codice compattissimo, anche piuttosto veloce e molto robusto e che fa tantissime cose, quindi a me piace. Però non c'è nessuna, secondo me, nessuna necessità di diventare dei in qualche modo dei tifosi di una tecnica rispetto all'altra. R, per esempio, sviluppati proprio da RStudio, ha un pacchetto che si chiama Reticulate, che permette di far interagire in maniera trasparente R con Python. Cioè noi possiamo far girare codice R, prendere i dati del nostro codice R, farli girare in una riga successiva scritta in Python e dopodiché prendere il risultato di questa riga scritta in Python e farle e usarla su ancora in R e via avanti così, proprio un'interoperabilità molto spinta. Detto questo, Scikit-learn è sostanzialmente il pacchetto per il machine learning di Python. R non ha un pacchetto per il machine learning perché nasce per fare statistica e all'interno di questa c'è anche il machine learning, quindi ci saranno tantissime funzionalità in R che svilupperanno cose che sono simili o uguali a quelle di Scikit-learn. Quindi la differenza è un po' in come sono stati sviluppati e come magari in alcuni casi uno sarà un po' più veloce, in un altro uno sarà un po' meno veloce, però secondo me le differenze, cioè quasi tutto quello che si trova da una parte si trova dall'altra. Diciamo che per attività più strettamente di machine learning, credo che Python sia un po' più sviluppato, ritengo. Se ci si vuole buttare un po' più sulla statistica, quindi tipicamente su un po' meno dati, però e si vuole ottenere dei risultati, oppure ci sono delle tecniche più avanzate, bayesiane, complesse, eccetera, eccetera, allora R secondo me è migliore. Quindi sono, diciamo, io lo metterei in questi termini, la differenza. Diciamo che sì, io la vedrei così, perché poi entrambi ormai stanno diventando nell'uso standard un po' sia Python sia R,
degli linguaggi di scripting che si interfacciano con strumenti molto più sofisticati più delle volte. Per esempio parlo di Spark, parlo di H2O, H2O, parlo di chi è un altro degli strumenti per... Va bene, comunque tutte quelle librerie che sono fatte, che lavorano su grossi sistemi, dove noi usiamo R semplicemente per dare, o Python, per dare il comando, a per esempio anche Keras, quindi per le reti neurali, sì, e per dare un comando che poi viene eseguito da un altro motore che poi ritorna il risultato a R o a Python. Quindi secondo me sono quasi intercambiabili, sono due filosofie di lavoro diverse in qualche modo, quelle di R e di Python, però anche nell'ambiente R si sta molto spingendo perché ci sia una forte interoperabilità, per cui poter scambiare i data frame di R con quelli di Pandas di Python, poter eseguire un comando Python all'interno del codice R in maniera totalmente trasparente. Bene, allora grazie mille Enrico per essere stato qui con noi e aver condiviso la tua esperienza su R ed R Studio. Prego, grazie a voi. Spero che vi aver messo un po' di curiosità e di interesse.